Le persone si stanno sempre più avvicinando ai cani, anche ecco perché è giusta questa nota del governo, del Ministero dell'Agricoltura, in un momento storico di cambiamento, no? Anche perché la Cina poi vuole globalizzarsi, vuole essere un po' uguale a tutto il resto del mondo. E i cani e i gatti sono sempre più presenti in tutte le famiglie, quasi ci stanno superando. Poi parliamo anche di numeri. Fino al 2016-2017 era stata fatta una statistica della Human Size International e GSI dice che soltanto il 30%, il 25% delle persone mangia cani in Cina. Ma questo 25%, se andiamo a fare un'analisi poi del numero, è soltanto il 5% che mangia carne regolarmente tutti i giorni, però parliamo veramente di anche soltanto quel 5%, perché uno può sentire, ah vabbè, siamo al 5%, urrà, vittoria. Io voglio ricordare che la Cina comunque sono 1,5 miliardi di persone. Il 5% di persone che mangiano carne regolarmente tutti i giorni causa la morte di milioni di cani all'anno.